Facciamo l'analisi sia con Auteri sia con Memusci Forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto Anche per come è arrivato il gol del Pescara è Il gol del Cesena chiedo Sono d'accordo che il gol è venuto In un episodio eh, Particolare Non sono d'accordo sull'analisi Nel senso che secondo me il Cesena dal primo minuto Ha giocato per vincere la partita Ha creato molto di più eh, E quindi secondo me la, squadra, la mia squadra è stata premiata Da una prestazione fatta veramente veramente bene Poi che nell'andare della partita eh, fossimo calati, chiaramente eh, faceva parte del gioco anche perché siamo, abbiamo incontrato una squadra che non volevamo far palleggiare, l'abbiamo pressata fin dall'inizio, è chiaro che un calo, un calo fisico ci potesse essere, quindi probabilmente che la, che la partita fosse indirizzata verso un, un risultato di parità, questo sì, ma sarebbe stato bugiardo dal mio punto di vista. Questa l'analisi, la sua analisi le volevo chiedere intanto questo pronti via? Perché i primi dieci minuti del Cesena sono stati da togliere il respiro al Pescara, L'avete proprio voluta così? Sì, eh, l'abbiamo voluta così. Lo stiamo facendo da, 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 da un po' di partite, questo atteggiamento qui. Eh, oggi siamo stati più bravi a continuare anche quando chiaramente non potevamo giocare a quei ritmi per, per tutto il primo tempo, ma siamo rimasti poi lucidi dentro la partita comunque molto bene. Invece in passato abbiamo fatto dei 20 minuti del genere e poi ci siamo spenti completamente, quindi oggi abbiamo fatto un passo in avanti in questo, in questo senso qui e dobbiamo nel tempo, nell'andare alla partita, aumentare sempre questo, questo livello, livello di di intensità e di qualità del gioco. Ha detto che non volevamo far palleggiare il sì. Pescara e chiaramente con questo approccio ci, ci siete riusciti. Le chiedo dove siete stati bravi quando avete necessariamente allentato questa pressione, perché comunque il Pescara ha dato la sensazione di poter creare, però poi in area di rigore non è arrivata. Eh, allora, il discorso che eh, abbiamo incontrato una squadra molto qualitativa, in maniera oggettiva e se l'avessimo portati sul loro, sul loro piano quindi facendoli palleggiare molto avremmo esaltato le loro qualità e noi non volevamo non volevamo farli stare nella loro zona di comfort e quindi volevamo farle palleggiare poco. Sapevamo che a un certo punto, perché no, In certi momenti avrebbero palleggiato e quindi abbiamo preparato una situazione intermedia eh, di densità degli spazi. Cercando di stare sempre con la linea alta, non volevamo portare questi giocatori vicino all'area di rigore. Perché Ferrari col corpo, eh, rispetto anche alla, alla struttura dei, dei, miei, dei miei difensori, eh, se la domina. E comunque i giocatori qualitativi, Galano piuttosto che Dursi, negli ultimi metri sono bravi negli 1-2, nel tiro da, dal limite. E quindi abbiamo cercato, nonostante concedessimo qualche volta campo, l'avevamo preparata di non entrare nell'area di rigore e non, eh, in questo sono stati molto bravi, ragazzi.